parliamo di interfacce. Ma non si potrebbe dire in un altro modo? Nel futuro, gli oggetti che utilizzeremo, pur avendo più funzioni, saranno più facili da utilizzare. Questo sarà possibile grazie al miglioramento delle interfacce. Per fare un esempio, quando riceveremo un messaggio, non dovremo neanche estrarre il nostro cellulare dalla tasca. Sarà sufficiente un movimento del pollice per leggere il messaggio sul palmo della mano. Con altro movimento lo faremo sparire. E addirittura, chiudendo la mano, possiamo spegnere il dispositivo. All'Interaction Design Institute si studia per rendere il futuro più semplice ed alla portata di tutti. Per essere precisi, si progettano le interfacce. E per fare un esempio che possa così spiegarci meglio, posso dirvi che si studia come distribuire i bottoni sul videoregistratore in modo tale che sia semplice e facile da utilizzare. Insomma, le interfacce ci semplificheranno la vita, ma come si progetta un'interfaccia? Si parte dall'uomo. L'interfaccia serve per usare un oggetto, quindi la prima cosa devo chiedere alle persone cosa vogliono, che desideri hanno e quali sono le loro capacità. E poi, sulla base di questo, vedo l'oggetto o il servizio che voglio offrirgli e devo, l'interfaccia non è nient'altro, quel luogo, quel sistema che permette all'uomo di soddisfare il suo desiderio o il suo bisogno. Pensate che addirittura esistono interfacce che ci fanno vivere più a lungo, o meglio, fanno sì che il tempo a nostra disposizione sia più lungo. Questo progetto, che si chiama Fluid Time, ha lo scopo di ottimizzare per noi il tempo, in modo tale da non farci più buttare la nostra vita in lunghe snervanti attese aspettando un pullman, un aereo, un treno, oppure davanti alla lavatrice nell'attesa che è nella speranza che finisca il ciclo di lavaggio. Ma pensateci bene, quando veramente utilizzeremo questi servizi? Ne diventeremo schiavi? Sì, ma di tutto questo tempo risparmiato, che cosa potete farne? Beh, potreste per esempio dedicarlo a pensare al futuro, o meglio ancora, a futuro.